L'ispettore Coliandro, il ritorno 3, prima puntata. Iazuka. Dopo 5 anni dall'ultima stagione della serie, l'ispettore Coliandro torna sulle reti Rai con il volume 3. Il ritorno di Giampaolo Morelli nei panni del poliziotto più scorretto, goffo e maldestro della televisione. Il volume 3 della settima stagione dell'Ispettore Coliandro, in onda su Rai 2, con ben 6 episodi, daranno ampio spazio anche alle guest star, tra cui Francesco Pannofino, Gué Pequeno e Gianmarco Tognazzi. Ancora una volta nei panni del poliziotto incorruttibile e ingenuo sarà Giampaolo Morelli, l'attore napoletano che dalla prima edizione interpreta magistralmente Coliandro. Già dai primi episodi a stupire il pubblico ci sarà una forte componente di azione che renderà sicuramente l'intera fiction di Rai 2 più dinamica e travolgente. L'ispettore Coliandro 7, il ritorno del detective imbranato in amore. Sono in trepida attesa tutti gli appassionati della serie TV che hanno seguito le vicende del maldestro poliziotto per quasi 13 anni. Ma cosa combinerà Coliandro nei prossimi appuntamenti? Sicuramente il detective più criticato di sempre non cambierà di certo il suo modo di fare, il suo essere impacciato, maldestro e goffo. Fanno del personaggio della serie il protagonista ideale. Anche se in questa nuova stagione Giampaolo Morelli si ritroverà ad affrontare situazioni quasi paradossali, ritrovandosi a collaborare con un affiliato della mafia giapponese, innescando una caccia a Coliandro. Nella nuova stagione Coliandro si troverà a risolvere casi intricati, ricchi di azione e con grandi suspense per il pubblico. Ma allo stesso tempo il protagonista continuerà a cercare l'amore. Il mix tra il pericolo e l'attrazione fisica sarà uno dei punti cardini della nuova stagione. Infatuazioni che spesso inizialmente fanno scoccare scintille, ma che subito dopo, a scapito del povero protagonista, finiscono con spegnersi, tornando alla normalità. E il buffo detective si ritrova dalla passione di una storia d'amore alla solitudine di un divano e una triste pizza surgelata. Assolutamente poco sexy e forse troppo protettivo, Coliandro riesce sempre a farsi trascinare dalle donne in situazioni assurde. Di sicuro però l'ispettore non tratterebbe mai male una donna, anzi spera nell'amore sincero e duraturo. L'ispettore Coliandro. Iazuka. Il primo episodio della settima stagione dell'Ispettore Coliandro, terzo volume, si apre con un appuntamento che ha dell'incredibile. L'imbranato detective avrà a che fare con la mafia giapponese, la Iazuka, divise in bande chiamate Kumi. L'episodio inizia con l'incontro tra Coliandro e una giovane dottoranda in storia dell'arte giapponese, Kayo. La donna per caso si troverà coinvolta in un delitto, una spietata esecuzione tra bande mafiose giapponesi. Kayo, ormai in pericolo, si ritroverà a girovagare per la città, cercando un posto sicuro per trascorrere la notte. Ma Coliandro, preso da estrema bontà, deciderà di ospitare la ragazza nella propria abitazione e di offrirgli la sua protezione. Come sempre, Coliandro unirà il suo lavoro al sentimento, innamorandosi della ragazza. Chissà se almeno questa volta il povero Coliandro riuscirà ad avere una relazione stabile. Intanto il fratello di Kayo, Kenzaburo, un ex soldato pentito della mafia giapponese, tornerà dal Giappone per proteggere la sorella, formando insieme all'ispettore Coliandro un'inedita coppia di combattenti.
Riusciranno gli strambi detective a sgominare la banda di criminali responsabili dell'omicidio? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.